Antonio, che saluto. Ciao Antonio, mi chiede Daniele che cosa ne pensi del paracadute. Beh, che cosa ne pensi? Io direi che il paracadute è meglio lasciarlo stare per tantissimi motivi. Il paracadute è uno di quegli attrezzi che è assolutamente direi inutile, anche direi forse controproducente. Adesso andiamo a vedere anche perché. Innanzitutto, il primo grosso difetto del paracadute è che è instabile. Quando corriamo, il paracadute se ne va a destra e a sinistra. E chiaramente, se il paracadute se ne va a destra e a sinistra, anche il nostro baricentro si sballotta a destra e a sinistra. Oltre a essere deleterio per la nostra schiena, innanzitutto per le nostre ginocchia e anche direi per le nostre caviglie, anche perché l'appoggio del piede è sempre instabile, quindi diciamo che anche il rischio di infortuni aumenta. E oltre a questo, anche per la nostra tecnica di corsa, se vogliamo lavorare bene sulla tecnica di corsa, che è una cosa assolutamente molto importante, quando corriamo con le paracadute diciamo che possiamo addirittura, se vogliamo, disimparare a correre, perché corriamo sempre sballottati a destra e a sinistra. Quindi avere una corsa stabile e bella e stare attenti sulla tecnica di corsa direi che è alquanto difficile. Direi che correre bene con il paracadute è alquanto improbabile, impossibile. Una grossa differenza tra paracadute e il traino, appunto, che il traino è lì bello stabile, quindi quando corriamo se ne sta lì bello stabile, noi quindi possiamo correre bene, curare molto bene quella che è la tecnica, e quindi direi che è molto meglio usare il traino che usare il paracadute. Altro grosso difetto del paracadute: se vogliamo lavorare bene sulla partenza, sui primi tre passi, il paracadute è assolutamente poi inutile. Se vogliamo lavorare bene soprattutto sui primi tre passi, il paracadute è proprio inutile. Quando partiamo, il paracadute se ne sta lì per terra, quindi poi quando cominciamo a correre il paracadute comincia a prendere aria e comincia ad alzarsi, però questo magari dopo 5 o 6 passi, ed è proprio quindi quando ne abbiamo proprio bisogno, quindi i primi 3, 4, 5 passi, cosa che col traino lavoriamo molto molto bene, con il paracadute è praticamente impossibile. Oltre a questo, una volta che si alza il paracadute ci dà uno strattone, se vogliamo, piccolo o grande che sia, comunque è sempre uno strattone, un colpo che possiamo poi prendere alla schiena. Vai di 1, 2, 3 e 4, alla fine possiamo anche avere problemi alla schiena, soprattutto quando c'è vento, magari quando ci sono delle folate di vento, è facile che sei strattonato, e quindi anche per questa ragione ti sconsiglio vivamente di cuore di usare il paracadute. Altro grosso difetto del paracadute è che la resistenza è sempre la stessa, il paracadute è sempre lo stesso e quindi la resistenza che crea è sempre la stessa. Grossa differenza dal traino, che dove possiamo caricare più o meno pesi a seconda di quello che vogliamo fare. Anzi, diciamo, se proprio poi vuoi sempre lavorare sullo stesso peso, averne sempre la stessa resistenza, diciamo che cambia anche con l'aquilone a seconda del vento che abbiamo. È chiaro che se corriamo contro vento la resistenza sarà maggiore di quando magari non c'è vento, oppure di quando corriamo a favore di vento. Ed è quindi soprattutto quando c'è vento che prendi strattoni a destra e a sinistra, è assolutamente deleterio sia per la nostra tecnica, come abbiamo visto, soprattutto anche per il nostro fisico. Tutti questi strattoni non è che facciano poi bene alla nostra schiena, alle nostre ginocchia, quindi se poi soprattutto se c'è tanto vento è facile che metti male il piede, e quindi diciamo che possono insorgere anche problemi alle caviglie, tendini, ginocchia, insomma, quindi direi di lasciarlo assolutamente stare. È proprio una di quelle cose che quando vedo uno che si allena col paracadute dico: perché ti alleni col paracadute? Vai a farti delle salite, comprati un traino, che è assolutamente molto molto meglio di questa cavolata, di questa una tavanata galattica. Proprio il paracadute lascialo usare a chi è convinto che serva qualcosa, anzi magari se è un ottimo regalo da fare a un tuo rivale, quindi regalagli il paracadute, di allenati col paracadute che vai fortissimo. Quindi appunto io sinceramente ti sconsiglio di comprare l'aquilone, se hai per caso voglia o intenzione di comprare l'aquilone assolutamente lascia stare, e se hai già comprato l'aquilone non ti resta che metterlo in un cassetto, regalarlo appunto al tuo rivale oppure rivenderlo. Fammi sapere appunto se ti ho convinto a lasciare stare l'aquilone, oppure se ti sei allenato con l'aquilone, magari fammi sapere quello che è il tuo pensiero, quali sono state le tue esperienze con questo attrezzo che io ho usato veramente 2 o 3 volte e poi ho lasciato veramente stare. Io con questo ti ringrazio, ti abbraccio, ti saluto e mi raccomando, sempre a canna.